In the previous episodes of Life is Strange. Whoa! It's called film Little Pieces of Time. Because Max wants everybody to see I'm how so sick is. Of people trying to control me! Don't ever touch me again, freak! It totally makes sense. You hella saved my life. I think it's awesome you set a tongue record on video. You're going to be sorry someday. And there she is. How are you doing, Max? Hi, Joyce. I am so sorry about William. I have great memories of him. That was his gift to us. Wonderful memories. Let's talk about your superpower. Hey, Stelman Louise. You're my business now. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? You want me to cut you, bitch? Please, step back. You're kidding. Put that down. Please, get me out of here! Max! Nobody cares about me. Nobody. What are you doing here, Max? Now, I know today was difficult for everybody. Miss Caulfield, why exactly were you on the route with Kate Marsh? Please, tell us everything. What the hell is this? Max, there was no eclipse scheduled today. I believe you, Warren. I'll believe anything this week. Max si sveglia all'improvviso nella sua stanza di notte. Ancora sconvolta per Kate, riceve un messaggio da Chloe che vuole incontrarla di fronte al campus. Mentre si reca ad incontrare la sua amica, assiste alla scena pietosa del preside Wells, ubriaco, e poi insieme a Chloe al tentativo di corruzione di Victoria ai danni del prof Jefferson. Dopo tutto ciò, le due decidono di fare luce sui casi Marsh e Amber, e a tal proposito, Chloe tira fuori un mazzo di chiavi della Blackwell, che ha rubato al suo patrigno. Iniziano quindi cercando risposte nell'ufficio del preside, tuttavia scoprono presto che manca proprio la chiave di questa stanza. Chloe tenta di scassinare la serratura, mentre Max contatta Warren per chiedergli come costruire una bomba. Dopo aver raccolto i materiali necessari, le due fanno scoppiare la serratura, innescando accidentalmente un allarme. Ma con destrezza, Max entra nell'ufficio e riavvolge fino al punto prima dell'esplosione per sbloccare la porta per Chloe. Mentre si trova in ufficio, Max trova i file della scuola su Kate, Nathan, Rachel, Chloe, Warren e se stessa, mentre Chloe indaga sul computer del preside. Poco dopo, Chloe trova le prove di un insabbiamento riguardante i voti di Nathan, i movimenti di David Madsen e uno scarabocchio inquietante in cui viene ripetuto più volte Rachel in the Dark Room. Trovate le informazioni, decidono di andarsene, ma Chloe, aprendo un cassetto, trova $5,000 in una busta contrassegnata come fondo per disabili. Chloe vuole rubare i soldi in modo che possa finalmente ripagare Frank, e Max deve decidere se farglielo fare o meno. Mentre lasciano l'ufficio insieme, con o senza denaro, Chloe ha un improvviso cambio di programma, una nuotata a tarda notte nella piscina della Blackwell. Mentre si rilassano e nuotano, le ragazze ricordano le loro vite e Chloe dice a Max come pensa che il potere la stia cambiando. Mentre decidono di andarsene, sentono la sicurezza della Blackwell entrare nell'edificio e cercano di trovare un posto dove nascondersi. Max e Chloe riescono a evitare la sicurezza e a fuggire dall'edificio, correndo verso il parcheggio dove Chloe ha lasciato il suo pick-up e sgommano verso casa sua. Passata la notte, Max quando si sveglia scopre che i suoi vestiti continuano a puzzare come una fabbrica di cloro, quindi Chloe le consiglia di provare i vestiti che Rachel ha lasciato. Max è un po' imbarazzata dallo stile amberiano, ma Chloe le dice che può permettersi di rischiare ogni tanto e fare qualsiasi cosa voglia provare. Ad esempio sfida Max a baciarla e Max può scegliere se farlo o no. È tempo di colazione. Max scende al piano inferiore e aiuta Joyce a prepararla. Mentre aspettano Chloe, Joyce si avvicina al tavolo con l'album fotografico di famiglia e si siede di fronte a Max per guardare le fotografie con lei. Poco prima che Chloe entri nella stanza, Joyce porge a Max una foto di lei e Chloe, che è stata scattata il giorno in cui William è morto, nel 2008. Dicendo questa è stata l'ultima volta che ho visto Chloe davvero felice. In quel momento arriva Chloe, che distraendo Joyce con una discussione, permette a Max di investigare nel garage. Trovato il portatile di David, Max cerca indizi sulla password e ottiene l'accesso. Scopre i file su Rachel, Kate e se stessa, e scopre anche che Rachel era coinvolta sentimentalmente con Frank. Max torna in soggiorno con le risposte, ma prima che possa dire a Chloe della sua scoperta, David entra in casa. Comunica la notizia dell'effrazione alla Blackwell la sera
sera prima a sua moglie. Accusa gli studenti della Blackwell di vandalismo e fa un commento sprezzante su Max che si veste con gli abiti di Rachel. Mentre scoppia una discussione, Max e Chloe approfittano dell'occasione per rivelare che David ha spiato gli studenti. Joyce, molto preoccupata per questo, esige che la smetta di maltrattare le persone, specialmente Max. In questo caso, Max potrà schierarsi o con David o con Chloe. Dopo la discussione, Max e Chloe lasciano la casa e nel pick-up di Chloe, Max le dice di aver visto prove di Rachel e Frank e che potrebbero benissimo essere più che amici, ma Chloe non ci crede. Max allora suggerisce di irrompere nella baracca di Frank per esserne sicure. Si dirigono verso il Two Wells Diner, dove si trova il camper di Frank. Max entra nel ristorante con l'intenzione di usare il suo potere per far sì che Frank le possa consegnare le sue chiavi senza saperlo. Durante questo processo, Max viene a sapere che Frank ha salvato il suo cane e ha una delle foto preferite di Rachel Amber, quindi usa queste informazioni su Frank per fargli prendere le chiavi. Mentre Max le ruba dal tavolo, riavvolge rapidamente il tempo, in modo che Frank non si accorga di non averle più. Tornata al camper, Chloe le porge un osso da lanciare mentre apre la porta, in modo che il cane di Frank, Pompidou, non le attacchi. Max dovrà scegliere se lanciarlo nel parcheggio o in strada. Una volta all'interno del camper di Frank, Max trova un libro contabile con la prova che Frank e Rachel sono stati coinvolti romanticamente l'uno con l'altra. Non appena lo mostra a Chloe, si infuria e pensa che Rachel l'abbia tradita. Durante il viaggio di ritorno alla Blackwell, una Chloe in lacrime sfoga la sua rabbia su Max e su tutti quelli che sono stati vicino a lei in passato. Chloe lascia Max alla Blackwell e quest'ultima, triste, torna al suo dormitorio. Si siede sul letto nella sua stanza e studia la fotografia che Joyce le ha dato quella mattina. Mentre la fissa, l'immagine di lei e Chloe inizia a emettere voci. Confusa, si concentra sulla fotografia e improvvisamente si ritrova nel 2008, dentro il suo corpo tredicenne, nel momento in cui è stata scattata la foto. Sapendo che questo è il giorno in cui William muore in un incidente d'auto, Max nasconde le sue chiavi della macchina e lo convince a prendere l'autobus. Max, in questo modo, riscrive la storia. Subito dopo torna al presente, nel suo io di 18 anni, e si ritrova seduta sul prato principale del campus della Blackwell Academy. Scopre di essere membro del Vortex Club e che Victoria ora è sua amica. Warren non è più interessato a lei e ora sta con Stella. Preoccupata per tutte le cose che ha cambiato, corre velocemente fuori dal campus per prendere lo scuolabus e vedere cosa è successo a Chloe. Nel farlo, si accorge che l'autista è David Madsen e che c'è una moria di balene spiaggiate sulle coste di Arcadia Bay. Arrivata a casa di Chloe, William le apre la porta e, contento di vederla, dice a gran voce a Chloe di venire alla porta perché ha visite. Mentre Chloe si avvicina, Max si porta una mano alla bocca. È inorridita nello scoprire che la sua migliore amica è ora su una sedia a rotelle, tetraplegica. Anche questo episodio è scritto e girato in maniera magistrale, ma non voglio ripetere quanto ho scritto sugli altri due episodi ormai 2 anni fa. Sapete quanto ami Life is Strange di per sé e quanto ami accantonare questo sentimento per mettere sotto torchio ogni parte di questo titolo. Purtroppo, per fortuna, questa volta devo ammettere che non ci sono molte scene che mi hanno fatto pensare. Sì beh, non saranno tante, ma ci sono comunque. Alcuni esempi possono essere: come fanno Victoria e Jefferson a non vedere Max e Chloe che si nascondono dietro un pannello? Come fa Victoria a non sentire il rumore che fanno quando appoggiano la schiena? So stupid. Come fa Chloe a non morire di infarto quando Max apre la porta dell'ufficio del preside? Io sarei morto, infarto del miocardio, portatemi all'ospedale. Welcome to my domain. You are magic. Come fa la sicurezza della Blackwell a non sentire i passi di Max e Chloe in piscina? Come fa David a essere così stronzo? Come fa Frank a fregarsene del fatto che Pompidou è fuori dal suo camper quando invece l'ha chiuso a chiave dentro? Provate a rispondere voi a queste domande, magari nei commenti sapete darmi una soluzione. C'è una cosa però di cui vi devo parlare. Ho sempre trovato il rapporto tra Rachel e Chloe di pura amicizia, niente di più. Anzi, mi davano fastidio proprio quelli che pensavano male. Mi ero proprio messo in testa che non ci fosse nulla tra di loro. Ma analizzando meglio il comportamento di Chloe quando scopre le foto di Frank, posso infine dire che avevo torto. Chloe sembra proprio una donna che è stata tradita, nel senso relazionale del termine. Che poi si sfoghi su Max parlando di ogni persona cara che l'ha abbandonata, eccetera, eccetera, è un'altra questione. La cosa importante che ho capito è questa: Chloe e Rachel, in qualche modo, stavano insieme.
Come tutti sapete, in ogni episodio di Life is Strange ci sono migliaia di riferimenti a easter eggs. Gli unici due degni di nota di questo capitolo sono il riferimento a Garibaldi e la maglietta di Max tredicenne, che recita No Fucks Given. Letteralmente non me ne frega una wallera. Ed è finito anche questo episodio, ragazzi. Episodio 3, Chaos Theory, era da praticamente 2 anni che dovevo farlo uscire. Sono contentissimo di aver trovato il tempo e il modo, di aver cambiato un po' lo stile di questo tipo di video, anche se la struttura è sempre la stessa. Io spero che vi sia piaciuto, spero che mettiate mi piace, che commentiate, che lo condividiate e che, se non l'avete ancora fatto, vi iscrivete al canale. Ciao a tutti, ragazzi! I am a girl, yeah, with all the time in the world. Got time on my hands and time's on my side. Ahead of my time, having the time of my life. When it's time for a change, time to rewind. Time for another plan, time to decide. And if I can rewind, then I can read minds. Pulling together these pieces of time. Pull the hands back.